Il 31 ottobre a Tollo, prima edizione del mercatino di Halloween che noi avevamo già presentato tempo fa con il sindaco Radica, che aveva già rimarcato il fatto che non fosse legato ad una tradizione locale, ma come si usa fare adesso, proviene un po' dalla tradizione anglosassone americana. È comunque una festa che richiama i bambini ed è questo soprattutto lo scopo che ha spinto la sua amministrazione a realizzarlo anche a Tollo, o no? Sì, beh, devo dire, noi siamo la città del vino, paese del vino, quindi noi la nostra tradizione è fare feste legate al vino in particolare, oltre che alle tradizioni, la Madonna dei Turchi in particolare. Però questo evento, appunto, anche se non appartiene alla tradizione nostra, italiana, è un'occasione per far incontrare dei bambini, dei ragazzi, che oggi si ritrovano in piazza, come si possono vedere dalle immagini, a festeggiare la zucca Halloween. Quindi è un'occasione più che altro di stare insieme, facilita nei ragazzi lo stare insieme. Senza troppi legami alla tradizione o altro, non solo. Però c'è anche un aspetto interessante, perché oltre, come si vedono dalle immagini, oltre alla parte dedicata ai bambini c'è una parte dedicata alle esposizioni. Ci sono tanti piccoli artigiani, in questo caso artigiani locali e artigiani della tradizione, che sono venuti qui circa una ventina con i loro banchetti a vendere i loro oggetti, che sono veramente molto, molto particolari e molto belli. È un appuntamento che puntate a ripetere la prossima volta? Beh, questo non lo so, è evidente che sicuramente se ci saranno, come vediamo da ora, i risultati positivi, cioè appunto l'occasione per i bambini di divertirsi, c'è un concorso con le zucche, ci sono una serie di cose, sicuramente lo ripeteremo. Non è un modo per promuovere il territorio né per promuovere le nostre tipicità, è solo un modo per far sì che i ragazzi stiano bene insieme, questo.